Morte di Davide è un grande dolore. Il presidente dell'ANMIL di Piacenza, Giovanni Ferrari, è vicino alla famiglia del giovane che ieri ha perso la vita su un cantiere. Il 2016 si è aperto con la prima vittima sul lavoro. Prefettura e caserma all'asta. Le strutture sono messe in vendita dalla provincia che a breve emanerà il bando. Offerte entro il 29 febbraio. Auto in doppia fila e degrado. Situazione caotica nel parcheggio di Viale Malta, dove l'area con gli spazi bianchi gratuiti viene presa d'assalto, mentre l'altra a pagamento resta deserta. Giornata contro lo spreco alimentare. Secondo i dati nazionali, le famiglie italiane buttano nella spazzatura in media 7 euro di cibo a settimana. Le massaie piacentine, noi non sprechiamo niente. Domani la capolista al Garilli. Lega Pro il Pro Piacenza domani alle 17:30 scende in campo contro il Cittadella dell'ex portiere Alfonso.